Radio DGS, l'informazione. Le notizie dal Tiveno Cosentino e dalla Calabria a cura di DGS News. L'incendio presso la nuova tendopoli di San Ferdinando che ha causato un morto. Ne abbiamo parlato con l'esperto in flussi migratori, Maurizio Alfano. Aver spostato da una parte all'altra della strada il problema non lo risolveva. Non lo risolveva e non l'ha risolto in termini, come dire, strutturali, perché la morte dell'altra notte ci indica tristemente che avevamo ragione. Non lo ha risolto ancora per quanto riguarda poi ovviamente lo sfruttamento intensivo dei caporali, che è rimasto tale e quale. Cioè, a distanza di 2 settimane esatte, io e te siamo qui a parlare dell'ennesimo rogo, dell'ennesima vittima. A Paola, presunta truffa ai danni di alcuni cittadini del Tirreno che avrebbero prenotato un viaggio a Londra, versando anche un cospicuo anticipo. L'agenzia organizzatrice ha chiuso i battenti e il titolare è al momento irrintracciabile. La denuncia è partita da alcuni acquirenti del pacchetto vacanze. A Scalea nasce l'associazione Scalea Solidale. Il sodalizio è stato presentato domenica scorsa. Presidente sarà Matteo Longo. Scalea Solidale collaborerà con il Cosenza Calcio e ha come obiettivo quello di lavorare per l'inclusione sociale. A Cetraro sarà posata oggi la prima pietra della nuova chiesa di Piazza San Marco, che riceverà anche la benedizione del vescovo della diocesi di San Marco Argentano Scalea, Leonardo Bonanno. Soddisfatto il consigliere regionale Giuseppe Aieta. In qualità di semplice consorziato sono in attesa delle determinazioni degli organi competenti in merito alla denuncia amministrativa presentata ufficialmente nei giorni scorsi, una denuncia doverosa e necessaria a causa di una serie di atti illegali legittimi consumati all'interno del consorzio di bonifica Valle Lao di Scalea. Lo dice l'ex presidente dell'ente Davide Gravina, che aggiunge: mi auguro che la regione Calabria non utilizzi anche in questa grave circostanza il solito impermeabile dell'irresponsabilità attraverso il quale tutto può scivolargli addosso senza lasciare nessuna traccia. Purtroppo le gravi scelte compiute in questi giorni dal suo governo a discapito della Calabria e del Sud mi costringono amaramente a constatare che la Calabria, più che una terra abbandonata a se stessa, è una terra abbandonata dal governo nazionale. Lo scrive il governatore della Calabria, Mario Oliverio, in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La notizia è dell'agenzia ANSA Calabria. Parte a Orso Marzo la programmazione di promozione e conoscenza di libri e autori rientrante nell'adesione del circuito nazionale tematico Borghi della Lettura, di cui il suggestivo paese dell'Alto Tirreno Cosentino, incastonato alle porte del Parco Nazionale del Pollino, è il primo comune calabrese ad avervi aderito. Il primo incontro pubblico organizzato dal Cinecircolo Maurizio Grande di Diamante, con il patrocinio del comune di Orso Marzo e il contributo dei collaboratori del Servizio Civile Nazionale della locale Proloco, sarà la presentazione del libro di Francesco Presta dal titolo A 33 giri, che si terrà giovedì 28 marzo alle ore 18 presso la sala Mercurion Piazza Sant'Anna del borgo di Orso Marzo. È tutto, grazie per averci seguiti. Radio DGS, l'informazione.